Quali sono gli aspetti fisiologici della comunicazione? Intanto possiamo dire che il nostro cervello è diviso in due emisferi che sono apparentemente molto simili tra di loro, quasi uguali, ma che in realtà hanno funzioni davvero molto diverse. Infatti, l'emisfero sinistro è deputato al calcolo, alla matematica, al ragionamento, ma anche al linguaggio. Infatti, grazie a due piccole aree site all'interno dell'emisfero sinistro, noi possiamo pensare e produrre parole, ma anche comprendere ciò che ci viene detto. Queste due aree vengono dette Broca e Wernicke. Grazie a Broca, appunto, noi pensiamo e produciamo linguaggio, quindi possiamo emettere una frase, e grazie a Wernicke comprendiamo ciò che ci dice l'interlocutore. Ma che cosa succede qualora ci fosse una lesione a livello di Broca, ad esempio? Potrebbe succedere che il nostro linguaggio può essere compromesso e quindi potremo parlare in maniera sbagliata, fino addirittura a non farci capire più. Se la lesione invece riguardasse Wernicke, potremmo aver compromesso la nostra comprensione del linguaggio, quindi in base alla gravità della lesione potremo compromettere parzialmente totalmente la comprensione di ciò che ci viene detto. L'emisfero destro invece è quello deputato alle emozioni, alla comprensione dello spazio, ma anche alla creatività, ai suoni, alla musica, quindi ai colori, eccetera. Quindi diciamo la parte creativa del nostro cervello. Quindi possiamo dire che l'emisfero destro è quello del linguaggio non verbale e paraverbale, in pratica quello del linguaggio emozionale. Ma che cosa succede se decidiamo di scrivere una canzone, ad esempio? Sicuramente si attiveranno entrambi gli emisferi contemporaneamente, perché il sinistro ci suggerirà le parole da scrivere, mentre il destro ci darà una dritta per quanto riguarda la melodia e il ritmo.